Radio Speranza va ora in onda Fede Oggi, a cura di Don Peppino Femminella. Uomo diventa ciò che tu sei, è il principio fondamentale, morale. Dobbiamo realizzarci come uomini. Ma che vuol dire? Innanzitutto implica una domanda previa, e cioè chi è l'uomo? Per diventare quello che è, ovviamente dovrebbe sapere chi è. E questo è altrettanto ovvio, un grande mistero sul quale indaga proprio l'uomo in cerca della sua vera identità. Ma l'uomo è un mistero. E diceva Sant'Agostino che era mistero lui ai suoi occhi. E quindi è una indagine affascinante, molto coinvolgente, molto bella, ma che non avrà probabilmente mai fine. Perché l'uomo deve diventare ciò che è? Perché evidentemente non ha ancora raggiunto quell'apice a cui è destinato. Destinato da chi? E quindi c'è il problema: da dove viene l'uomo, oltre che dove è diretto l'uomo? È un'eterna domanda. Dalle filosofie antiche, orientali, ci sono i poemi omerici, l'Iliade, l'Odissea, c'è la filosofia greca, e ci sono tante cose da conoscere, da approfondire, da mettere in paragone, in parallelo. Poi ancora, l'uomo dove va? Con queste manipolazioni genetiche e con questi grandi esperimenti in laboratorio, che potremmo farne dell'uomo? E la ricerca nel campo delle neuroscienze, e le biotecnologie, ecco, sono tutti grandi panorami sui quali dobbiamo porre l'attenzione anche per affrontare il quotidiano, perché il quotidiano è apparentemente molto lontano dai grandi, immensi problemi, ma in effetti non lo è. E poi queste diversità fra le varie situazioni degli uomini, che capita di vedere gettati nell'estrema povertà, proiettati verso il futuro, l'uomo come un alieno, come un astronauta che va alla ricerca di nuovi spazi nell'universo, ne vediamo veramente di tutti i colori. Abbiamo detto l'ultimo incontro, che è lunedì alle ore 21 nel salone parrocchiale dello Spirito Santo, ci sarà un incontro con un filosofo e un teologo, padre Giuseppe Barzaghi, il quale ci aiuterà un po' a ridisegnare. Non è che l'uomo vada disegnato, perché è già stato disegnato, però ci aiuterà a capire, ci darà qualche dritta, diciamo, per tentare di capire i tempi che viviamo. Sono tempi molto complicati, e data anche la diversità delle varie situazioni in cui si trova l'umanità, indubbiamente è un viaggio affascinante, anche nella sua drammaticità qualche volta, però questo ci richiama al dovere di conoscere, di analizzare, di indagare, di risolvere o quantomeno di alleviare determinati problemi. E poi il futuro, che è futuro in quanto tale, in qualche modo è già presente nell'ora di oggi che viviamo, nell'oggi quotidiano, però è fatto anche di grandi aperture che non ancora riusciamo a delineare con una certa precisione. Ecco, guardiamo all'aldilà. All'aldilà non vuol dire soprattutto verso l'eternità, ma vuol dire nel concreto delle situazioni che si prospettano all'uomo vecchio, all'uomo malato, all'uomo bambino, all'uomo che va in cerca ancora di tanti tipi di identità, perché la ricerca, ripetiamo ancora, è infinita. Ora facciamo una breve pausa. Fammi
io vedo, voglio allargare i miei orizzonti, diventare uno strumento del tuo amore. Fammi credere, oh Signore, che dolore e forza per portare amore là dove il futuro è chiuso alla speranza. Sano appoggiare, esser l'immagine tua, ecco io voglio, testimone che tu sei presenza in noi. Fammi credere, oh Signore, che il dolore è forza per portare amore là dove il futuro è più. E allora parlavamo di una ricerca che è multiforme, che è diretta in varie direzioni. D'altra parte provengono tante provocazioni e dal mondo scientifico e da tante filosofie, diciamo, basate sulla concezione di un uomo come creatura terrena e null'altro. E il canto ci ha ricordato che l'uomo comunque coltiva, deve coltivare, in ogni caso, una speranza nel cuore, in maniera cosciente, in maniera inarticolata, ma l'uomo è uno che va al di là, deve andare al di là della situazione contingente, con varie modulazioni. Per noi l'uomo è Gesù. Ecco la grandezza del cristianesimo. Dio si è fatto uomo per condividere le varie situazioni in cui si trova l'uomo. Gesù ha ricapitolato tutte le angosce, le ansie, le speranze e la capacità di amore che può nutrire l'uomo nelle varie età e nelle varie epoche. Ecco la grandezza di Gesù, che molti cercano di eliminare o comunque di rinchiudere in una visione soltanto terrena. Ma questo è un tradimento nei confronti delle aspirazioni insopprimibili dell'uomo, perché l'uomo è uno che va al di là, comunque. I quattrini, anche se ne abbiamo tanti, non accontentano l'uomo. La salute prima o poi finisce. Abbiamo sentito anche per radio qualche minuto fa che è morta la persona più anziana del mondo, 116 anni, a New York. L'uomo ha una fine. D'altra parte, sarebbe veramente feroce il destino dell'uomo se l'uomo non cambiasse stato. Come si fa a concepire un'eternità di un uomo che decade giorno dopo giorno? È inconcepibile. E la morte va reinterpretata come una nuova chance che viene offerta all'uomo per vivere in chi gli ha offerto una vita che noi chiamiamo eterna, con un termine forse un po' vago. Non è vago, ma noi l'interpretiamo in questa maniera con la mentalità che abbiamo oggi. In ogni caso, ecco, vediamo che è poliforme questa concezione dell'uomo, che va preso da tanti lati e da tanti punti di vista. L'uomo è grande, l'uomo tende a diventare sempre più uomo. Diceva Nietzsche, che parlava dell'oltreuomo, che l'uomo si deve prendere e deve prendere in mano il proprio destino, che non compete più a Dio perché Dio è morto. Allora che l'uomo si prenda nelle sue responsabilità il suo avvenire
che lo voglia gestire. Vediamo un po' in che termini e con quale modalità l'uomo può autogestirsi, fare a meno di Dio, perché questa è la favola più grande. Il prometeismo di oggi è più marcato. L'uomo non può dipendere da altri e quindi non può dipendere da Dio. L'uomo dipende dall'uomo. Vediamo se l'uomo è capace di autofabbricarsi, di autogestirsi, di autoproiettarsi in un futuro indefinito. Gesù è l'uomo, l'uomo tipico, questo ce l'ha insegnato e ce l'ha ricordato il Concilio Vaticano II. Gesù è il vero uomo, che non ha disdegnato di accettare le situazioni più tragiche, anzi è venuto a ricordarci che quando la disperazione sembra diventare padrone dell'uomo, lui è al di là di ogni disperazione. Comunque, non lo diciamo per un certo sentimentalismo religioso, perché alla croce ci evita questa illusione, questo incantesimo, ma lo diciamo perché la storia ha parlato in termini molto chiari. Oltretutto, tutte le volte che l'uomo, o per concezioni filosofiche o per regimi politici inventati dall'uomo, tipo il marxismo, l'uomo non ha raggiunto neppure i traguardi minimi, perché ha fallito completamente. Allora l'uomo è aperto a qualcos'altro più grande di lui, più bello di lui, ma che si è incarnato in lui. Non c'è un tradimento da parte della religione nei confronti di un uomo che viene preso, diciamo, un po' per la gola. Siccome l'uomo non può andare oltre la morte, allora ci si rifugia in un mito, in una favola, in una illusione, in una droga. L'uomo ha bisogno di andare oltre l'uomo, perché questa è la sua legge fondamentale. L'uomo è uno che va al di là dell'uomo. La vera umanità l'abbiamo in Gesù risorto. A risentirci. Da Radio Speranza abbiamo trasmesso Fede Oggi, a cura di Don Peppino Femminella.